Quello che ascolterete adesso è uno spezzone di una puntata della trasmissione Matrix su Canale 5, nella quale il giornalista Luca Telese intervista il generale Tricarico. Quello che si può notare, al di là del contenuto dell'intervista, è l'atteggiamento che in questi 40 anni tutti i generali, tutti, hanno tenuto sempre nei confronti di questa inchiesta, ovvero, in una parola, strafottenza. Strafottenza al limite del sopportabile. Anzi, non è più sopportabile. Ecco la testimonianza. Si era appena diffusa la notizia che Mediaset avrebbe trasmesso in esclusiva questo documentario e la prima telefonata che ho ricevuto è stata quella del generale Leonardo Tricarico, detto Dino, che con la voce imperiosa che conoscete e sentirete mi ha detto: Telese, questa cosa del missile è una balla, quel documentario è una montagna di frottole e fantasie. È convinto e sostiene anche qui, stasera questa tesi con questa veemenza? Al netto dell'enfasi che lei ha messo, che io non ho messo, la mia voce è quella, ma l'enfasi non era quella, sostengo esattamente questo. Ossia, sostengo che Ustica sia stata una gigantesca e perdurante mistificazione della verità, a danno della verità stessa e naturalmente del cittadino italiano che è stato sistematicamente per lustri, disinformato e depistato rispetto poi a quello che non io, né i generali né altri, se no, ma la magistratura hanno accertato come verità. C'erano gli aerei o Andiamo no? Lei, questa è alla una cosa sostanza. importante, lei vuole dire Non non c'erano c'era aerei? nessun aereo intorno al velivolo 19 Quella Italia. sera, Non in volo. c'era nessuno. Non c'era nessuno. Le faccio vedere, che leggero ha Sentenza di fatto vedere un secondo grado. documento della NATO, perché la NATO, lei sa, ha risposto a una delle tante interrogatorie, ha fatto vedere questo elenco con tutti gli aerei che erano in volo quella sera. È una specie di appello di una classe molto nutrita. Come vedrà, ci sono alcuni che sono sconosciuti, cioè non appartenenti al patto atlantico, i cosiddetti zombies. Lei si sente di negare che non ci Sì, fossero aerei in volo con tutti? Lo dice la assolutamente. NATO, non ci crediamo. Nella zona dell'incidente non c'era nessun aereo. Dopodiché, a testimonianza, diciamo, della veridicità di quanto sto affermando, le dico che non c'è l'evidenza del missile, ossia, se fosse stato un missile, si sarebbero dovute trovare le tracce, la firma del missile. Non esiste alcun missile oggi, diciamo, nel E mercato come è degli caduto armamenti, l'aereo, quindi, secondo lei? per una bomba a bordo, nella toilette. Questa è la verità, diciamo, stabilita da. E la toilette è l'unica parte che è rimasta integra dell'aereo? Gli No, no, oblò no, non no, sono no, 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 esplosi no, 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 per l'esplosione? no, Ci sono addirittura le tavolette, lei lo sa. Generale, lo sa che ci sono ancora le tavolette integre di questa guardi, toilette? allora, stia a Ma sentire. mi risponda sì o no, lo sa o no? Perché secondo me non lo sa, non ha mai visto questi No, atti. guardi, Li ha allora. visti o no questi atti? Ma lei non mi deve Ma mi risponda sì o no, come faceva lei con i suoi quando li interrogava. ma che maniera Ma è può questa? rispondere no e argomentare, ma lo sa o Allora, no che c'erano i pezzi integri? no, Non lo sa. non lo so. Allora glieli faccio vedere. Ecco. Quella è la tavoletta integra. È scoppiata Benissimo. una bomba, è rimasto intatto il lavandino, il Non water e la tavoletta. evidenzia niente. Quello No. che evidenzia la bomba, lo sa che cos'è? Allora, noi siamo stati, diciamo, un po' motteggiati da un esperto svedese, certo Goran Lilja, che ha scritto un libro su questo argomento. Allora, nel libro, a un certo punto, schematicamente evidenzia il perché solo l'ipotesi bomba è quella plausibile. E quindi, fra, diciamo, tutti i fatti, le circostanze accertate sul relitto, no? Fa vedere che soltanto l'ipotesi bomba è quella che rende compatibili tutte queste C'erano i circostanze. caccia francesi, secondo lei? No, C'era la portaerei francese nel no. Tirreno? Lei lo sa sicuramente che è stato trovato proprio a fianco a quei relitti un serbatoio di un caccia sganciato di produzione americana. Lo sa che la società produttrice ha detto: non possiamo fornirvi
qual è l'aereo, però sono codici che si possono ricostruire. Non le sembra strano che ci fosse il serbatoio di un caccia? Vada a dragare il Mediterraneo, se ne trovano tanti, a 3500 metri nella fossa tirrenica. Vada a vedere cosa è successo durante la guerra del Kosovo, che cosa c'è lì. Ma quello però era un caccia contemporaneo, ma anche nella seconda guerra mondiale. Quindi una bomba nella toilette che lascia intonza la toilette, non la lascia intonza, no. Scusi, aspetti, io le riassumo così. Io sono Sono un suo, sì, c'è ancora il water sano e c'è ancora il lavandino. Guardi, sano. Allora, nella toilette ci sono dei tubi schiacciati e ci sono dei materiali schiacciati anche essi. Soltanto una pressione, mi sembra, di 400 kg per centimetro quadrato poteva provocarlo, e questo è compatibile solamente con la bomba e non con il missile. Chi li ha schiacciati quei tubi? Scambiamoci i ruoli. Io sono il generale di Stato Maggiore, lei è un cittadino. E io le sto raccontando che è caduto un aereo da solo con una bomba, e malgrado avesse due ore di ritardo. Quindi questa bomba, come è stata posizionata, con un timer che prevedeva il ritardo, veggente. Ma mettiamo che ci creda. Poi le racconto, tutti i radiofari, i radar che intercettavano quella zona erano spenti o i registri sono stati cancellati, e le persone chiamate a testimoniare hanno disconosciuto le cose, le registrazioni audio con le loro parole. I militari hanno disconosciuto le registrazioni con quello che hanno detto, che è rimasto registrato. Lei, cittadino, crede a un generale che dice queste cose? Io no. Io in questo paese vedo che ancora, anche senza un minimo avviso di garanzia, si mettono in crisi i governi, perché la giustizia è rimasta l'unica barriera rispetto a queste derive che di cui lei adesso si sta facendo interprete. Sto citando documenti che ho letto nelle sentenze. Lei deve leggere la sentenza di secondo grado. Quattro relazioni di commissione d'inchiesta. No, lei ha letto solo Priore. Secondo me lei non ha letto le commissioni d'inchiesta. Io ho letto le commissioni d'inchiesta. Non ha letto le testimonianze. Si sarebbe indignato come me, perché avrebbe capito che qualcuno ha dato l'ordine di tacere, quando di fronte alla registrazione di uno gli viene messo davanti e dice: tu quella sera hai detto, guarda che sta accadendo un casino lì nel cielo, e questa persona, identificata dai suoi colleghi, con la sua voce dice: ah, non mi ricordo. Guardi, Teresa, allora, credo che ci sia stato dato un ordine di tacere. Forse aveva una motivazione strategica, ma non è stato un bel ordine. Guardi, lei non mi ha fatto un'intervista, ma un interrogatorio. E a me va bene lo stesso, io non ho problemi di nessun tipo. Ha detto tutta una serie di cose, ripeto, attinte a questo filmato che io non ho visto e neanche lo vedrò, credo. No, non sono attinte da questo filmato, generale, sono attinte degli atti che sono stati tutti smentiti in giudizio. Quindi le commissioni d'inchiesa del Parlamento italiano ancora credo non sono nella atti. Giustizia, io credo nella giustizia, nei suoi pronunciamenti, soprattutto quando avvengono dopo tanti anni, dopo tante pagine spese, scritte, dopo tante testimonianze, dopo ufficiale, tanto tempo. L'ufficiale Dettori che disse alla sorella della moglie: abbiamo rischiato, un sottufficiale, abbiamo rischiato la guerra mondiale, e poi è morto dopo aver detto questa cosa. Guardi, ci crede o è mitomane? Allora, ecco la sua foto, allora, in divisa. Ci crede alla parola di un uomo in divisa, se generale? Questo, no. Non ci credo. Non credo né a lei né alla persona in divisa. Mi devono dimostrare che stiano dicendo la verità. Allora, se questo sottufficiale che lei ha mostrato è quel sottufficiale che era a Borgopiave, credo, o un nostro sito Rada in Toscana, quando è stata acquisita la sua testimonianza, il generale Podrini, che era il capo della unità Rada, che ha mandato la testimonianza, è stato accusato è stato indagato ed accusato di depistaggio. Perché che cosa ha scritto? Questa è la testimonianza, questa persona è affetta da una patologia psichiatrica. Quindi era un malato. Non è curioso che un altro ufficiale di un altro radiofaro si sia suicidato anche lui? Guardi, tutte le morti... No, questi sono due che erano in un radar. Guardi, sospetto. Uno a Otranto e un altro a Poggio Pallone. Lei è andato a ravanare in 2 milioni di pagine, adesso mi sta tirando... Ma le sembra poi una mi cosa dice, da poco? L'asino, generale, mi dimostra sono che fatti non è così. Cioè, queste due morti sono vere. Che erano due uomini in divisa, sono vere. Allora, tre testimoni riferiscono, la figlia, la madre e la sorella della signora, riferiscono che di queste preoccupazioni riferite da Dettori, e lei non crede a un uomo in divisa. Era malato, va bene, lui era malato, l'altro era depresso, si è suicidato. Ma tutti sono depressi e suicidati, quelli che volevano parlare e che sapevano cose. Questo è l'uomo che era nel radar di Otranto. Lei non ci crede a questa idea?
nell'arco di più di 10 anni, dall'86 in poi per le precisioni, ogni morte occorsa a un appartenente all'aeronautica militare è stata associata, laddove ce ne fosse stato anche un minimo appiglio, alla vicenda di Ustica. Le faccio un esempio per tutti. No, ci credo. Perché le vittime si sarebbero inventate questo scenario di guerra? Io so perché lo dice, ma non so se lo può dire. Lo scenario di guerra era inventato. Perché se lo sono inventato? Perché non lo chiede a me, non lo chiede a me. Perché la signora Dettori? Perché tutti si inventerebbero una balla? Non lo chiede a me. Io però so la sua opinione. Lei abbia il coraggio di dirla, se ce l'ha. Dunque, non è questione di coraggio. È questione, diciamo, di un'iniziativa di carattere legale che io ho in mente di avviare. Contro chi? Sto facendo, non si preoccupi, sto facendo diciamo un'analisi per vedere se ve ne sono le condizioni, perché non mi piace combattere le battaglie. Ma contro chi la vuole fare questa azione? Guardi, e ci dia la notizia. Io non voglio dare nessuna notizia. Non è un interrogatorio, è una domanda, siccome è una cosa che ha detto se lei. Se poi questa cosa non la facciamo, diventa diciamo. Ma contro chi la vuole fare almeno questo? Terese, per cortesia. È un segreto anche questo. Non mi deve fare interrogatorio. Ma lei vuole chiudere? No, è una cosa che ha detto lei. Non mi deve fare interrogatorio. È una cosa che mi ha detto lei. Le do notizia di un'iniziativa. E poi si è fermato, ha fatto un omissis. Io, diciamo, mi accontento oggi, lo sa perché? Perché è la prima volta che mi è stato consentito di dire certe cose, bene, anche se in una maniera così... Certo. Diciamo, alla Telese. Lei è un militare e io sono un mascalzone. Alla Telese. Lo sapevo. La conosco. E qui. Quindi io sono contento per questo. Perché sono contento? Si fa per dire. Una vicenda dove non ci... La contentezza... Lealmente, da uomini ci parliamo. Perché, diciamo, sistematicamente, tutte le volte che ho provato a dire queste cose che lei mi ha consentito di dire, anche in questa forma carambolesca, sono stato tacitato. Bene. La verità di questa sera è che il generale dice era una bomba a bordo, era una toilette e tutto il resto sono fantasie. E così non c'era nessuna guerra nei cieli. Mistificazione. Non c'erano gli aerei che ha detto la NATO. Quegli aerei da guerra della NATO non c'erano. I caccia hanno volato, non lo c'erano. Dice la NATO, col transponder spento per non farsi tracciare. C'erano. Mi colpisce leggere un documento NATO, lei non ci crede? Non c'erano. Io leggo quello che la giustizia ha pronunciato dopo tante indagini così faticose e così esaustive. Molto bene, cari ascoltatori di History Teller Radio, amici di History Teller, questa lunga puntata dedicata al 40° anniversario della strage di Ustica termina qui, ma vorrei poter dire che inizia qui, perché come in tutte le cose che devono per forza lasciare uno strascico, devono per forza poter lasciare una traccia della loro esistenza nella storia dell'umanità, questa puntata deve un po' seguire il destino insieme a voi di tutte le cose fondamentali. Cioè non deve essere dimenticata, deve essere ascoltata, non una, più volte, deve essere propagata, ne deve essere resa testimonianza. Perché in questo stato con la S minuscola, in questa nostra affaticata, massacrata repubblica dalla storia pur giovane, ci deve essere un modo per affermare la verità e la giustizia. Perciò io dico, amici di Storyteller, iniziamo da noi. Possiamo farlo. Facciamolo tutti insieme. Grazie a tutti. Alla prossima puntata. E avanti così. Ricordiamo Ustica. Ogni giorno. Ogni giorno. Ogni giorno. Le emozioni che ha vissuto un giovane, insomma, documentarista, chiede come lui, uno studente, entrando qui, io... Innanzitutto ho avuto tre sensazioni. La prima è che fosse un aereo grande, molto solido, cioè molto imponente. La seconda è che non c'è alcun vessillo di Stato. In America ci serve un'enorme bandiera americana sul tempo. È un aereo privato, era un aereo dell'Italia, non era delle compagnie pubbliche, quindi a parte che non so per quale motivo non ci sia, ma non credo che ci potesse essere. Ecco,
Lei pensa che, insomma, questo aereo sia un po' rimasto solo? Ah beh, indubbiamente, l'Italia è stata